Qual è il limite giusto per poter vivere in maniera pacifica, in maniera serena, in maniera felice davvero, in coscienza di Dio, per avere quella lucidità sufficiente, almeno all'inizio, per poter agire in maniera conforme a quelle che sono le vere richieste nostre dell'essere vivente? Perché qui in questa società ci illudiamo di poter dare sfogo alle nostre istanze più profonde, in realtà le stiamo soffocando ancora di più, riempendoci di cose inutili, di desideri inutili. Allora, qual è il limite? Gli acharya ci danno il limite. Gli acharya ci vengono incontro, gli acharya, i puri devoti, i puri persone inviate da Krishna e persone che ci vogliono bene veramente, vengono a stabilire questo limite che noi non dovremmo superare, ovvero accumulare quel tanto che basta, raccogliere, mettere da parte quel tanto che basta per mantenersi in vita. Non di più, tutto quello che aggiungi in più è una sconfitta. Ogni denaro, tutti i denari che raccogli in più sono altrettante sconfitte. Tristi sconfitte, patetiche sconfitte. Ogni cosa che tu metti da parte in più è una sconfitta. Quindi questo è il limite della parsimonia. Quindi, tornando, Krishna non parla mai di fabbriche, di aziende, però ormai ci stanno le aziende. Abbiamo fatto esattamente il contrario di quello che Krishna ci consigliava. Protezione della mucca, dice lui, e le mandiamo al mattatoio. E difendiamo il cane. Vanno difesi tutte e due, veramente. Non è che diciamo no, mandiamo il cane al mattatoio. No, vanno difesi tutte e due. Ma la mucca è veramente speciale. La mucca è specialissima. È proprio un regalo del Signore, strabiliante, formidabile, strepitoso, eccezionale. La mucca mangia un po' d'erba ed esce il latte, che è un alimento principe, sovrano nell'alimentazione di ogni essere umano, anche se oggi si dice esattamente il contrario. Anche su quello è impressionante, è proprio un'idea, è proprio un'era balorda questa qui, tutto il contrario di tutto. Quindi Krishna non dice mai azienda, fabbrica, business, cartellino, pensione, parla mai di queste cose. Dice affidati a me, ci penso io. Vuoi che l'INPS, cioè tu ti, pensi che l'INPS, tipo, è l'INPS che si occupa di te, vuoi che l'INPS ti protegga meglio di come farei io? Sì, e provaci. E stanno tutti comunque sempre male, sempre problemi, sempre penuria, sempre carenza c'è. Questo è triste, che triste questa umanità che si affida all'INPS piuttosto che a tante altre cose che non sono Dio. Allora, la vera cultura spirituale, la vera civiltà, prevede una specifica salutare modalità di affari. Krishna non dice no agli affari. Attenzione, Krishna dice, beh, gli affari li puoi fare, ma cosa significa affari? Anche lì ci viene incontro, dice cosa significa? Ci definisce il vero affare, il vero business. Per esempio, produco del grano, diciamo che produco del grano. Va bene? Diciamo che produco del grano. Ne produco magari una quantità superiore rispetto a quello che è il mio fabbisogno personale della mia famiglia. Va bene? Quindi ne ho di più. Porterò questo di più a chi ne ha bisogno, il quale mi darà ciò di cui ha bisogno. Vogliamo tornare al baratto. Poi vogliamo tornare indietro. No, vogliamo andare avanti. Qui si deve ritornare al buon senso. Va bene. Adesso abbiamo creato la cultura del danaro, va bene? È più comodo, no? Andare dal panettiere anziché col capretto vado dal panettiere col capretto sulle spalle, prego, prego il capretto mi dia 10 kg di farina, no? Più comodo, ovviamente, denaro, dammi quello che mi serve, va bene. Però il principio deve rimanere lo stesso, non devo accumulare di più di quello che mi serve per vivere, altrimenti saranno altrettante sconfitte tutte quelle cose che metto da parte in più, mi faranno del male, sono come metastasi. Metà invece deve essere libera, la situazione deve essere libera, quel tanto che serve per vivere, e mi affido a Krishna. No, questo accumulare questa. Quindi per concludere,
Per concludere il discorso, lo scopo del movimento per la coscienza di Krishna, come stabilito qui in questo verso, in ultima analisi, qui dice: spetta dunque alle persone coscienti di Krishna mostrare agli altri come agire e come impiegare i frutti delle loro azioni nel servizio a Krishna. Scopo del movimento per la coscienza di Krishna è offrire formazione brahminica, creare brahmana, formare dei brahmana, i quali brahmana possono insegnare alle genti, alla gente, l'unico modo possibile per vivere pacificamente e felicemente, che è quello che vogliono tutti, pacificamente e felicemente, ma dobbiamo ammettere la sconfitta nel mondo, non ci sono riusciti. Adesso ho visto una bandiera pace, della pace pure lì dei recenti avvenimenti tristi, qui all'ambasciata americana, no? Gli Stati Uniti d'America, tutti pace, 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 ma qui sono fuori, proprio esposta. Non so se l'hanno tolta adesso. Pace, tutti vogliono la pace, ma è normale che in un modo o nell'altro tutti vogliono. Ma chi vuole stare in guerra? Tutti vogliamo la pace, ma tutti invece troviamo la guerra nel grande tra nazioni, ma anche la guerra tra vicini, la guerra tra parenti, la guerra tra amici, ma moglie e marito. Noi dovremmo analizzarli, questi fenomeni. Perché vogliamo la pace, ciò che troviamo è sempre guerra, a tutti i livelli? Perché è sbagliato il metodo, applicato in maniera da tempo immemorabile, che noi applichiamo lo stesso principio e il fatto che anche i nostri avi lo mettessero in pratica non significa che lo debbo mettere in pratica pure io, se constatando il risultato e constatando che è un risultato negativo, no, io dovrei imparare dagli errori altrui. Quindi il movimento per la coscienza di Krishna stabilisce l'esempio, offre formazione brahminica. I brahmana sono quegli insegnanti che con l'esempio, con le parole achar e prachar possono insegnare alla gente l'unico modo possibile per vivere pacificamente e felicemente in coscienza di Krishna. Quello è l'unico modo, in coscienza di Krishna. Io ho finito. C'è Sergio che scrive: Haribol, Hare Krishna. A proposito del nuovo tempio, vedendo il video Domus Hare Krishna, vi riferite a quell'edificio molto bello e moderno che si intravede o c'è altro nei vostri programmi? Grazie. Allora, quello è un render, è una creazione al computer di ciò che stiamo cercando. Sì, stiamo cercando qualcosa del genere. Ne abbiamo intravisti un paio, ne abbiamo individuati un paio. È da vedere. Comunque il senso è quello, il senso è quello. Un tempio grande, 400-500 metri quadri, un paio di livelli, due o tre livelli, ampio giardino, possibilmente un po' un campicello dove poter coltivare qualcosa, in modo che poi le feste che organizziamo possiamo condividere del prasadam diologico. Offerto a Dio, offerto a Krishna, diologico. Ovviamente alle porte di Roma, perché una cosa del genere qui a Roma, la campagna nella città, ci sono, come dicevano i romani, gli antichi latini, la campagna nella città, dicevano. Ecco, costa l'ira di Dio, ha detto giustamente Wanda, costa l'ira di Dio, questo non significa che non ci siano persone, o in questo momento in linea, o comunque che apprezzano il movimento della coscienza di Krishna, che non abbiano a disposizione quell'ira di Dio che possa permettere ai devoti di acquistare qualcosa di maestoso, di bello per Krishna, da usare in maniera solenne per la diffusione della coscienza di Krishna. Questo. No, non, comunque non è, quello è una creazione al computer, Sergio, è un render, si dice render, cioè che rende l'idea di ciò che vogliamo e che stiamo cercando, ciò che vogliamo realizzare per Srila Prabhupada e per Krishna qui a Roma. Chiunque parteciperà a questo servizio diventerà molto molto caro a Srila Prabhupada, a tutti gli Acari, a Sri Chaitanya, a Sri Nityananda, a Sri Krishna e a Srimati Radharani, molto cari, e non mancheranno di elargire su quella persona, su quelle persone una pioggia, una cascata di misericordia, veramente. Grazie Sergio per il tuo intervento, per avermi dato la possibilità di approfondire questo punto. Claudia dice Hare Krishna, grazie a te per essere in linea, Claudia. Oggi ho capito molte cose, ma nel nuovo tempio ci sarà la fattoria? Col tempo? Diciamo, potremmo intanto individuare
lo spazio anche per creare una fattoria, ma perché no? Perché no? Certo, a Roma ci deve essere tutto. A Roma ci deve essere proprio tutto. Ci sono tre posti così importanti nel mondo, no? Roma, Londra, New York, eh? Quando succede qualcosa in quei posti, il mondo intero si volta per osservare, per vedere, per imparare. Quindi questo è lo scopo. Srila Prabhupada è venuto a Roma. Qui in Italia è venuto a Roma. Unica tappa italiana qui nella capitale, quindi è molto importante. Noi dobbiamo fare questo per Srila Prabhupada. Hare Krishna. Bene, grazie Claudia, grazie Sergio, grazie Antonietta, grazie a tutti gli amici e devoti in questo momento in linea e tutti coloro i quali riascolteranno questo studio sulla Bhagavad Gita così com'è, seminario sulla Bhagavad Gita così com'è. Rileggiamo velocemente il verso. L'ignorante, qui siamo al 3.25, l'ignorante svolge i suoi doveri attaccandosi ai frutti dell'azione, mentre il saggio li compie senza attaccamento, al solo fine di guidare la gente sulla giusta via. Ringraziamo tutti quanti, grazie. Srila Prabhupada ki jai, Grantharaja Srimad Bhagavad Gita, così come ki jai, Nitegor Premanande, Hari Hari Bol. Buona continuazione di serata e di vita. In coscienza di Krishna. L'hai visto il sito? Cioè non è quello. Quello è un render, una creazione al computer che rende l'idea di ciò che stiamo cercando. Eh sì. Abbiamo reso